Non c'è Mourinho in panca? No problem, la Roma vince, si aggiudica i 3 punti del Meazza nel big match di sabato alle 18 contro l'Inter, conquista 3 punti fondamentali per l'Inter, crisi sempre più profonda, sempre più buia, terza sconfitta per gli uomini di Inzaghi nelle ultime 4 partite di campionato. Nella Roma brillano Dybala, Smalling e Spinazzola, il fuoriclasse argentino autore del gol del pareggio, della risposta al gol iniziale di Di Marco al 37esimo con un tiro al volo, su assist proprio del terzino italiano Spinazzola, autore di un duello vinto sulla fascia contro Dumfries. Brilla anche Smalling, autore di una prova difensiva solida e molto convincente, e proprio lui al 73esimo su corner decide la partita insaccando di testa il pallone in rete. E quindi vittoria importante per la Roma, anche se ci sono dei lati negativi da analizzare. Rui Patricio sicuramente poteva fare meglio sul primo gol di Di Marco, e il centrocampo della Roma ancora troppo lento, troppo debole, troppo assimilato al sistema di gioco difensivo. Sicuramente Cristante e Matic sono due ottimi giocatori, ma che insieme non si completano. Terzo sicuramente lato negativo di questa partita per la Roma, un Zaniolo ancora mentalmente non al top e ancora in cerca di riprendere il 100% della forma. Vittoria quindi di carattere per la Roma, che ha saputo resistere anche agli attacchi finali dell'Inter e che quindi porta a casa il primo big match stagionale Inter. Inter che avrà sicuramente una prova importantissima la prossima settimana, forse la prova del dentro fuori per Simone Inzaghi contro il Barcellona.